Eccoci qui alla seconda parte del video su come realizzo i miei ritratti ad acrilico. Ricordatevi di mettere già un mi piacino e se non siete iscritti iscrivetevi. E niente, vi lascio al tutorial. Mi raccomando, prima cosa, utilizzate sempre due pesi da 3 kg ciascuno per fare il vostro personale cavalletto homemade. Questa fase è molto molto lunga, quindi non vi preoccupate innanzitutto se la vostra immagine sembrerà sempre piatta, perché dobbiamo imparare a mettere gli scuri e i chiari nei punti giusti e non è affatto semplice, perché dovete comunque allenare l'occhio a riconoscere il colore giusto e a metterlo nel punto giusto. Quindi prendetevi tutto il tempo che volete. Delle ore ovviamente, anche giorni, quindi staccate, non state sempre sul dipinto, ma non so, ci state 1 ora lunedì e 2 orette martedì e insomma staccate un po', perché se state troppo tempo sullo stesso lavoro poi non ci capite più niente. Una cosa importante è utilizzate le dita. Questo perché noi stiamo utilizzando l'acrilico a secco, senza l'utilizzo di acqua, almeno quasi mai. Quindi non solo dobbiamo sfregare con il pennello, ma dobbiamo aiutarci anche con le dita, come potete vedere. Tanto in questa fase non dobbiamo assolutamente essere precisi, non vi preoccupate. Anzi, non fate mai, ragazzi, quando fate un dipinto, non fate mai linee molto definite. Il contorno del viso, della bocca, degli occhi, deve essere tutto sfumato, ok? Un'altra buona abitudine che dovete acquisire è scaricare sempre il pennello. Infatti, come vedete, attorno al mio dipinto è tutto pasticciato. Questo perché? Non perché mi diverto, ovviamente, beh, un po' sì. Semplicemente perché ho bisogno che il pennello non abbia tanto pigmento e quindi devo scaricarlo ai bordi. Cercate di non fare come me e portare avanti solo il volto e dimenticandomi di tutto il resto, ma cercate di portare avanti tutti gli elementi nello stesso ordine. Se anche voi lo avete fatto, non dimenticatevi di taggarci, così potrò vedere quello che state realizzando e darvi dei consigli in un prossimo video. Ora vi lascio al risultato finale e fatemi sapere cosa ne pensate. Siamo alla fine anche di questo secondo video. Non sono soddisfatta al 100% e per questo vi farò vedere in una terza parte come con i pastelli posso migliorare questo risultato. L'hai messo? No, perfetto, ok. E niente, quindi aspettatevi anche una terza parte. Quindi spero vi sia stato utile e vi saluto. Ciao!